Come dice Andrea Margaritelli della Fondazione Giordano, la storia di Taddea è una sorta di romanzo meraviglioso e affascinante, ma che in realtà non è fantasia, ma è una storia vera. Una sorprendente verità storica che sembra un romanzo di fantasia. Da tempo la Fondazione Guglielmo Giordano ha intrapreso un'opera di riscoperta e di valorizzazione della figura di Taddea e degli intrecci storici che la legano all'Umbria, in particolare a Montefalco. È la figlia illegittima di Carlo V, l'imperatore che aveva l'impero dove non tramontava mai il sole. Figlia illegittima con una donna bellissima e affascinante di Perugia. In occasione dei 500 anni dalla sua nascita arriva l'affascinante e intenso reading teatrale tratto dal testo inedito di Maria Grazia Calandrone, Solo per la verità, minima, indegna et inutilissima serva Taddea. L'autrice, che neanche la voce narrante, è accompagnata dalle musiche dal vivo del Quartetto d'Archi Umbria Ensemble. L'evento si tiene domenica 22 gennaio alle 17.30 nell'abside maggiore di San Francesco a Montefalco, impreziosita dal ciclo degli affreschi firmati dal genio di Benozzo Gozzoli. Maria Grazia Calandrone ripercorre in un serrato dialogo declinato in prima persona la vita segreta che ha per protagonista Taddea nel contesto storico in cui è vissuta. La presentazione oggi nel Salone d'Onore di Palazzo Donini, sede della Regione dell'Umbria, alla presenza della Presidente della Regione dell'Umbria, Donatella Tesei. È una sorpresa Taddea. Nasce Taddea, muore il Perugino, i 500 anni ci sono. Ma è la sorpresa soprattutto di quello che l'Umbria fa scoprire ogni volta, no Andrea? Il 2023 è sicuramente l'anno dei grandi anniversari, il cinquecentenario del Perugino, della morte del Perugino, Pietro Vannucci, grande pittore della nostra regione, ma è anche il cinquecentenario della nascita, questa volta di una principessa straordinaria, singolare, dalla storia molto intensa, intima, la figlia segreta dell'imperatore Carlo V. Una morte e una nascita, in realtà collegate da un fatto singolare: la pestilenza comportò la morte del Perugino a Fontignano nel 1523, ma fu anche la pestilenza a indurre Taddea a nascondersi, a cercare riparo nel monastero di Collazzone. E proprio in questo borgo piccolo, minimo, della nostra Umbria parte la vicenda di Taddea, che in realtà ha un antefatto a Perugia, che condurrà la madre, donna bellissima perugina, a incontrare l'imperatore, che si innamora Carlo V di lei e nascerà questa bambina che cresce in Umbria, lega l'Umbria ai grandi itinerari artistici e storici del Rinascimento europeo. È una storia che intreccia papi, condottieri, grandi artisti, Tiziano in testa, famiglie nobili. Sembra la trama di un romanzo, ha tutti gli ingredienti di un grande romanzo, se non che è tutto documentato, storia vera. È anche un grande invito alla scoperta delle storie minori, e l'Umbria credo abbia proprio la cifra nel suo DNA di essere terra di grande spiritualità, di grandi momenti artistici, soprattutto un grande invito alla scoperta e ad alimentare sempre la curiosità. Taddea fa un grande invito alla ricerca della verità, e la verità si ricerca solo se si è curiosi.